finalmente ci ha fatto chiarezza. Sì. Sì, perché diventiamo zona gialla. Gialla, e quindi noi indossiamo gli abiti per non confondere i baresi, certo, giusto? Certo. Cosa ne pensate di questo change di colori al ridosso delle feste di Natale? Che potevano evitare di farlo. Qui la pensate tutti nella stessa maniera. Qual è il timore? Il timore è che sicuramente torneremo dopo le feste di Natale o arancioni o proprio rossi, perché ovviamente la gente non noi rispetta. Abbiamo fatto la cartina con il quotidiano italiano Bordeaux, perché abbiamo messo il colore, non si sa mai, ce lo teniamo già. Vabbè, compra anche un capottino giallo per lui, sì, ora così si adegua. Giallo, gli uomini abbiamo visto blu, un colore neutro che va oltre le regioni, blu. Va bene, comunque grazie. Passeggi un po' qua e là, in modo tale che la gente sappia che è gialla la zona, non rossa. Rosso il cappotto, ha sbagliato tutto, è giallo, avrebbe dovuto metterlo giallo. Perché rosso? Lei che... Perché? Mi dica perché è rosso, voleva esorcizzare il momento. Esatto, proprio scaramantica. Quello, scaramantica, affinché le cose possano andare meglio per il nuovo anno. Dovevate indossarlo giallo, non rosso, siamo gialli, poi la gente va in confusione, la gente, è vero, si oggi è giallo, cioè era giusto farci diventare, era giusto farci diventare gialli. No, è evidente che è una scelta politica. 1880 oggi contagiati, però l'RT è sceso sotto. Vabbè, io sto sorridendo per la situazione, amaro, non perché ci sia da sorridere. Amaro. È evidente che è una decisione politica, poi spetta a noi. Speriamo tutti che questi sacrifici non vengano vanificati per un pranzo in più, una cena in più. Come state? Come sta? Tutto a posto. La mascherina, ti prego. È vero che ti sei già abituando alla zona gialla, quindi un po' più easy. Cosa ne pensi di questa cosa? È una truffa. Una truffa, perché? Perché è una truffa. Perché? Perché? Cioè, ci sono tante persone in giro che vanno senza la mascherina, cioè, secondo te è un violo? Te compreso. Te compreso, perché la metti per evitare la multa, diciamo così. È normale. Ecco, è normale. Ma non esiste. Non esiste. Secondo me non esiste proprio. La domanda che ci poniamo è questa, ma... Il colore di tutto l'ambaradan è rosso o arancione? Perché se è rosso, lei lo sa che è fuori luogo, perché tra l'arancione diventiamo gialli, lei si veste di rosso, mi manda tutto in confusione, mi manda. È così. Wow, hai visto che bello. Cosa ne pensa di questo liberarci al giallo in vista delle feste? Non voglio commentare, mi spiace. Anche lei, viene il mal di testa, passi a giallo, arrivi arancione, poi rosso, poi torni, poi giallo, poi bordeaux. Sta a te, giallo, rosso, verde, blu, non ti interessa perché no, la mascherina, fai la mascherina. Complimenti perché hai capito tutto. Non capisci l'italiano. Come non capisci? Però hai capito la zona gialla. Non parli italiano. Ma hai capito la zona gialla, non parlerai italiano, ma hai capito. Yellow zone, Bari is yellow zone. Ha sbagliato tutto, signora, rosso. Perché? Non perché andiamo in zona gialla. Non rosso, è vero o no? Vabbè, il rosso è Natale. Speriamo bene. Tutti sperano bene, ma lei cosa farà finché poi non si torni in una zona Bordeaux, per esempio? A Natale. Veramente noi stiamo a casa. E non ci muoviamo là. Sì, è stata una passeggiata sporadica quella di stasera. Sì. Così, con l'amico, usciamo un attimo. Giusto per fare un regalo. Ecco, arriva Natale. A proposito, la tavolata quanto sarà lunga? Niente, quest'anno poche persone, siamo solo in sette. Solo sette? Sette. A filo, così. E lei si veste di giallo. Per questo. È vero? Sì. Per questo, per ovvio. Per una speranza. Una grande fesseria. Perché poi a gennaio... Saremo nello schifo. Magari Bordeaux. Inventiamo una zona Bordeaux. Devono fare zona rossa prima. E non arancione. Vabbè, e poi... La tavolata quanto sarà lunga a casa sua? 4. La cover, fammi vedere la cover del cellulare. Hai sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto? Eh sì, perché è gialla. È gialla? Ora siamo entrando nella zona gialla, perché è rossa? Ah, è vero. È vero. Come no, la mettevo arancione a sto punto. Si può cambiare comune. Hai deciso di cambiare residenza? No. E che vai a fare nel comune? No, Così? Sì, così è perdere la tempo. Ragazza a Valenzano, no? Puoi andare a Valenzano. Sì. Ma dove ce l'hai la ragazza tu? No, io non ho la ragazza. Non hai la ragazza? No. Come ti chiami? Alessandro. Quindi ragazze, se Alessandro fa il caso vostro, sappiate che è singolo e abita a Carbonara. Quindi anche per un'eventuale zona arancione, Alessandro è per le baresi, può essere ancora abbordabile. Zona rossa no, ognuno ha le case. Vabbè. Vabbè, come saremo a gennaio poi?
E si spera che torniamo in zona gialla senza coprifuoco. È stata una scelta casuale o l'ha proprio voluto fare? Pure i capelli giallo nel suo caso. Complimenti, veramente complimenti. Qualora non aveste capito, la Puglia è zona gialla.